buona serata, ben ritrovati a Punto di Incontro e un saluto, un benvenuto al direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra. Grazie per essere con noi. Grazie a Buonasera, voi Della Pietra. dell'invito. Allora, è un invito che può avere così per questa trasmissione un sottotitolo: L'economia ai tempi del coronavirus. Nel senso che non voglio fare battute, nemmeno sottovalutare, scherzare su quello che è un problema reale che ha causato in qualche modo anche delle vittime, perché assolutamente, anche se si parla di persone anziane che avevano altre complicazioni, ma comunque sia, nessuno vuole nascondere il problema. La questione è che rischiamo, mi corregga se sbaglio, Della Pietra, che ci siano più vittime economiche per il coronavirus che non veramente per quella che è la malattia, perché qui è diventata una fobia totale, sembrano tutti impazziti, si parla fra di noi di non far venire i Lombardi a Imperia, in Europa di bloccare chi arriva dall'Italia e non farli entrare in un paese straniero, cioè, stiamo dando i numeri. Sì, direi che la situazione è abbastanza surreale, innanzitutto perché ho lasciato l'ufficio venerdì con altri tipi di problemi e lunedì mattina avevo già le telefonate di alcuni operatori economici che mi già lamentavano un calo della clientela, soprattutto per quanto riguarda il settore turistico. Poi il settore turistico, non dimentichiamo, negli ultimi anni nella nostra provincia si è affrancato come uno dei principali motori economici del PIL della nostra provincia, ma non solo, anche della regione Liguria. E questo improvviso shock, uno shock emotivo che poi produrrà sicuramente uno shock economico, non fa sicuramente bene alla nostra economia, anche perché poi ci avviciniamo a un'estate, abbiamo una località che negli ultimi anni ha puntato e investito tantissimo su anche un'evoluzione della clientela, puntando su clienti internazionali, puntando su alberghi di altissima qualità e quindi ci troviamo in questo momento con le disdette che stanno arrivando e comunque con un panico generalizzato che di economico non ha assolutamente nulla. Un panico assurdo, incredibile, anche perché oggi sui social qualcheduno va a scrivere: Lombardi, Piemontesi, restate a casa vostra. Poi quest'estate piangeremo se rimangono veramente a casa, no? Stesso ovvio dicasi per il turismo a livello generale. Tra l'altro dobbiamo anche dire che non ci sono le giustificazioni per parlare di una cosa di questo genere. Cioè, voglio dire, sì, è vero che ci sono dei casi, dei contagi, però non è che si sta morendo per strada, cioè forse dovremmo un attimino. No, ma perché mi pare che si perda contatto con la realtà, no? Assolutamente no. Perché poi pagheremo lo scotto tutti, Quello di che questo. posso dire io che non mi esprimo assolutamente dal punto di vista sanitario No, perché per non ne ho carità. le minime competenze. Dal punto di vista economico posso dire che avremo molti problemi se la questione non si risolve in tempi brevi. Intendo dire che il sistema economico nel nostro paese può reggere una situazione del genere per un paio di settimane, non di più. Se noi ipotizziamo dei mesi, siamo di fronte a una recessione come non ce la ricordavamo da anni, anche perché poi ci sono diversi aspetti. Innanzitutto, ormai siamo in un'economia globalizzata dove se devo fare una componente, se devo fare una macchina, leggero addirittura per fare un paio di jeans che un indumento semplice senza tecnologia, si passa attraverso 20 paesi e 4 continenti. Immaginiamo quindi un hardware, un computer, un'automobile o uno strumento che serve alle nostre aziende come possa andare a bloccare l'economia. In più, tutta questa paura genera poi una recessione interna, una diminuzione della domanda interna, che sia sull'acquisto immediato. A parte l'assalto ai supermercati, però poi ci sarà un blocco degli acquisti perché uno si è fatto le scorte in casa e quindi Sì, quando comincerà a buffare via la roba che è andata in continuerà a mangiare scadenza, quanto prima. Se mi capirà dicono quello che che ha sprecato, se mi dicono che voglio domani c'è dire. la fine del mondo, magari mi mangio qualche gamberone in più, però se così non Certo. sarà, quello che ho comprato rischio anche di buttarlo, Ovvio, chiaro. perché poi comprando i generi deperibili. E una diminuzione della recessione interna in termini di viaggi, in termini di acquisto di beni che vengono prodotti e anche una limitazione della circolazione delle persone, che forse ha un impatto emotivo alto. Diceva appunto lei prima, questa situazione aberrante di dire turisti.
o comunque persone lombarde o piemontesi non venite. Questo poi è esattamente quello che succede negli altri paesi con gli italiani, È chiaro. voglio dire. Ma siamo in un contesto dove io per andare a Roma ormai abitualmente prendo l'aereo da Nizza e non vorrei che un domani arrivo con la mia macchina già in aeroporto alla frontiera e mi dicono tu Lei non dove vai a va? Roma. Ormai, Italiano? Va, va dentro. esatto, ormai siamo assolutamente sia le merci sia le persone sono interconnesse nei vari paesi ed è impossibile tornare assolutamente indietro. Ecco la pietra, adesso girando, guardando anche un po' l'altra faccia della medaglia, però lei prima faceva l'esempio, i jeans girano 40 paesi, che poi jeans dovrebbe arrivare dalla famosa tela Genova, no? Quindi in teoria noi almeno dovremmo essere capaci a farcele in casa nostra. Non è che però sia anche un po' esagerato, anche per la ricerca di profitto, per cercare di delocalizzare in posti dove costa meno, vedi la Cina. Perché ormai quasi tutto quello che maneggiamo giorno per giorno, almeno un pezzettino, una vita almeno arriva dalla Cina. Non è che questo ci deve anche un po' insegnare, far capire che forse abbiamo esagerato anche da un altro punto di vista, che è quello di questa globalizzazione va bene, cittadini del mondo va bene, ma insomma, una volta sapevamo farci le cose fatte bene anche in casa nostra, no? Sicuramente, questo è un'ulteriore riflessione che si deve fare in un contesto ancora più critico come questo. Soprattutto all'indomani degli anni 2000 sono tante le aziende che per la produzione di basso livello o di medio livello hanno delocalizzato in Cina, a volte anche pentendosene. Dico Cina o dico paesi europei, perché non dimentichiamo, noi abbiamo un po' la Cina, ma poi non è solo la Cina. Certo, Noi assolutamente. abbiamo anche molti paesi europei, come ad esempio la Serbia, dove comunque l'Unione Europea fa un dumping al nostro, abbiamo un dumping economico al nostro interno, perché la Serbia, che fa parte dell'Unione Europea, dice alle aziende italiane: venite da me che non pagate il terreno, non pagate le imposte, non pagate le tasse. Io ho più conoscenza di imprenditori che sono andati in Polonia, in Bulgaria, in Serbia, piuttosto che in Cina. Concorrenza sleale, chiamiamola così. Innanzitutto facciamo concorrenza sleale al nostro interno Certo. e questo andrebbe assolutamente vietato perché la Serbia, la Polonia o quant'altro devono applicare sia dal punto di vista dell'imposizione che dello Stato sociale, bene o male, quelli che possono essere i nostri costi, perché altrimenti siamo diciamo, perdenti, perdenti partenza. La Cina è un ulteriore problema dove comunque non dimentichiamo, non è un'economia capitalista, è una economia socialista che si è prestata al capitalismo con tutti poi i problemi di inquinamento, di sfruttamento e di quant'altro. Purtroppo sappiamo la complessità dell'economia mondiale, vediamo adesso anche Trump, i dazi, insomma, è sicuramente un discorso complesso. A mio avviso c'è stata un'eccessiva delocalizzazione delle nostre aziende, però in un momento nel quale non si poteva fare altrimenti. O io delocalizzavo o io chiudevo. Bisognerebbe essere capaci adesso di attuare delle politiche per riportare, e in parte comunque le imprese stanno tornando, perché poi devo dire abbiamo avuto una seconda fase industriale con l'Industria 4.0 dove l'Italia si è data delle direttive, dei driver ben precisi, puntare sulla tecnologia, puntare sulla manifattura, sull'elevata qualità dei nostri lavoratori, sull'elevata professionalità e capacità di inventare anche i prodotti. In Cina, devo dire, o in altri paesi non sono in grado di inventare nulla, casomai di copiare bene. Noi abbiamo ancora Chiaro, questa fortuna, per certo. cui dobbiamo specializzarci nell'industria farmaceutica, che in questo momento va abbastanza di moda, nell'industria della nautica, come abbiamo visto anche al nostro interno. Con la Presidente Ameri, nell'industria alimentare, in tutto quello nel quale il Made in Italy negli ultimi anni sta avendo un grandissimo successo. E mi preoccupo un attimo adesso questi ulteriori accadimenti perché il Made in Italy può essere assolutamente compromesso, a prescindere poi dal bullone che si fa in Cina, perché ormai non è più di nostro interesse andare a fare il bullone in Cina. Ecco, Made in Italy compromesso non vuol dire soltanto turismo, vuol dire ripercussioni su tutto questo territorio. Insomma, dobbiamo anche cominciare a capire che se non c'è una svolta urgente, immediata, con tutta questa fobia del coronavirus,
veramente noi non saremo ammalati di coronavirus, ma passeremo l'anima dei guai per quello che riguarda poi il lavoro del domani. Ora, Tiriamo io in ginocchio. non voglio essere così pessimista, mi auguro che questa emergenza del coronavirus, è impossibile che passi, ma si riporti a una normale consapevolezza di quello che è e che la produzione, soprattutto il trasporto delle merci non abbiano ripercussioni, perché poi le nostre aziende esportano e devono anche avere facilità di inviare. Il nostro territorio della regione Liguria arriva purtroppo già compromesso da recenti accadimenti, abbiamo visto con l'alluvione di novembre, col Certo. ponte, con i mezzi di trasporto, e obiettivamente questo fatto non ci voleva. Dal punto di vista industriale non abbiamo ancora evidenze significative di criticità, nel senso che le aziende del settore metalmeccanico oleario continuano a produrre senza particolari problemi. Abbiamo adesso, però, ripeto, sono 2 giorni e mezzo Beh, chiaro. di crisi, per cui dovremmo riaggiornarci la settimana prossima. Abbiamo sicuramente già delle evidenze nel settore turistico alberghiero, dove abbiamo una serie importante di disdette, soprattutto i turisti stranieri. Questi stranieri, questo è un messaggio pericolosissimo in un momento in cui, tra l'altro, la Liguria si è fatta pubblicità al festival, il Ponte Morandi, nuovo ponte sul Polcevera, sta per essere ultimato, inaugurata via, a Vado Ligure, una piattaforma di merci che è praticamente il gioiello del Mediterraneo. Insomma, dovremmo avere tutte le carte in regola per parlare della ripresa, della Liguria che risorge, della Liguria che riparte. Stiamo qua a ragionare che è una Liguria che rischia di nuovo di morire. Sì, di morire no, ma di avere una frenata. Parlavo oggi con molti miei allargatori, bisogna comunque dire all'esterno, soprattutto in altri paesi, noi dovremmo contattare anche giornalisti di Nice Matin, fare un po' di pubblicità o comunque diffondere la notizia che nel nostro territorio si può venire tranquillamente, chiedere anche alla nostra ASL di avere dei protocolli per quanto riguarda gli alberghi, quindi nel momento in cui una persona prenota o nel momento in cui arriva Certo. e presenta alcuni sintomi per dare l'evidenza all'esterno che siamo sul pezzo e quindi dare una certa sicurezza che da noi si può venire. Io ritengo comunque, a prescindere da quello che sta succedendo, che l'Italia sia uno dei luoghi più sicuri al mondo in questo caso, perché Il problema, mi perdoni la pietra, è forse che l'Italia ha voluto essere più realista del re e fare i tamponi. Il 95% dei tamponi, lo diceva il capo dipartimento della protezione civile Borrelli, sono negativi, quindi ce n'è un 5% positivi. Ma il problema è che noi ne avremmo fatti, non lo so, 9.000 di tamponi. Mi piacerebbe sapere, per esempio, in Francia, dove si dice si guarda con sospetto agli italiani, quanti tamponi avete fatto a casa vostra voi francesi? assolutamente sì, i numeri si dicono che i francesi hanno fatto molto meno tamponi, però una parte di responsabilità, e non me ne voglia, ma anche i No. giornalisti devono imparare a catastrofizzare meno tutto quello che accade, E qua posso perché essere d'accordo, però a un certo punto il giornalista riferisce ciò che succede, nel certo. senso che se a un certo momento il governo si sveglia e dice i confini non li chiudiamo, non c'è bisogno, perfetto, prendiamo atto. Poi che cosa facciamo? Blindiamo un pezzo di Lombardia, ci mettiamo l'esercito, in Veneto uguale. E quello non è che se lo sono inventati i giornalisti, Quello quelli sono quelli che assolutamente. governano a Roma che hanno fatto quella roba lì. Cioè, allora bisogna un po' capirsi. È un'emergenza, stiamo per morire tutti? No. Allora facciamo di conseguenza, no? Assolutamente. Perché Io mi poi i auguro. virologi ci dicono: sì, è un'emergenza, è un po' peggio dell'influenza, però, allora se ci Mi sono questi auguro, però. noi come Confindustria cerchiamo di non far morire le aziende, perché poi magari si rischia di avere delle ripercussioni, perché poi se si rimane senza stipendio, senza E lavoro, come no? spesso. Per cui abbiamo già inviato al governo una serie di istanze, soprattutto sulla cassa integrazione in deroga, perché poi non dimentichiamo che molti settori, soprattutto quello alberghiero, sono scoperti dalla cassa integrazione ordinaria e non la potrebbero neanche richiedere.
il fatto di poter sopperire attraverso l'attivazione di un ammortizzatore sociale, quello sarebbe sicuramente, però è una goccia nel mare. Quello che serve è una ripresa di fiducia a livello internazionale, e qui si dovrà muovere un po' tutto il sistema Italia, le imprese, il governo, anche l'opposizione, mi auguro, e soprattutto poi anche i giornalisti, la TV, la carta stampata, per sì. dare un'immagine del nostro paese come un luogo nel quale si può tranquillamente stare. Assolutamente, assolutamente sì. Dimostrazione nel fatto che, insomma, voglio dire, non è che abbiamo sconvolto poi nella realtà vera, se analizziamo la vita di ognuno di noi. Cioè, non è che si vada in giro con le mascherine, che sia, posto che poi anche i medici dicono che non serve a niente, serve a quelli che sono già malati, casomai, per non contagiare gli altri, ma a prescindere, insomma, ci vuole forse un pochino più di buon senso, un po' di ragionamento, molto più buon senso. Però per me i primi che ce lo devono mettere sono quelli che hanno responsabilità di governo, responsabilità di gestire queste cose. Assolutamente sì, ci vuole capire il sistema economico nel quale ci stiamo muovendo, che è una situazione che a una settimana fa aveva un più 0,2 punti di PIL, che sono praticamente niente, siamo su proprio con sulla soglia della recessione. Bisogna capire adesso tutto questo sistema quale diminuzione di PIL avrà prodotto. Infatti. E quindi, come hanno detto alcuni commentatori, si potrebbe avviare un periodo di recessione tecnica. Ci auguriamo che questo non avvenga, perché sarebbe un ulteriore danno, laddove io ritengo che le aziende hanno fatto veramente in questi ultimi 10 anni uno sforzo immane, uno sforzo enorme, hanno investito in termini di marketing, di risorse umane, di formazione, di tecnologia, di ricerca e sviluppo. Il nostro paese veramente dal punto di vista imprenditoriale, penso il primo al mondo per eccellenza e per capacità, rischia tutto questo di essere compromesso o comunque di subire una battuta d'arresto che pensavamo, ripeto, fino a venerdì scorso di non dover mai commentare. Indubbiamente. Grazie, grazie. Prego, a Paolo, grazie a Della Pietra, direttore di Confindustria Imperia, un grazie al pubblico per averci seguito, un arrivederci, a presto, una buona serata. Grazie.